Welcome to Mirror TV, ragazzi, sono stranamente per la prima volta, for the first time ever, in compagnia di Peonia, the extreme queen of the universe, per questo extreme rules, con tutti questi match super estremi, super cruenti, siete pronti per il sangue. Ma qua schizza il sangue una volta sì e l'altra pure, eh? Ma secondo me ti sei sbagliato, è scritto normal rules, normal, ah no, extreme rules. Che senso? Ma qual è l'extreme rules? Tutti, sono tutti extreme rules. Il treble shift contro il Demon King sarà extreme rules e quindi il pay per view sarà chiamato extreme rules. Okay. A parte questa piccola vignetta che secondo me era doverosa, dobbiamo fare i nostri pronostici. Potevano fare, che ne so, battleground. Fastlane, quei pay per view un po' strani. Extreme Rules, no, gli è piaciuto il nome e l'hanno messo. Ma abbiamo soltanto un match stipulazione speciale e Stomping Grounds e un triple threat che non ha squalifiche teoricamente, ma staremo a vedere cosa accadrà. Detto ciò, pronostici peo, via di raga, che se parte da Liv Morgan contro Carmella, contesa che io fatico ancora a credere che sarà Extreme Rules, almeno che, qua mi devo ricollegare a quanto detto in passato, non debba succedere un qualcosa funzionale per una delle due ragazze. So che, ragazzi, sto fantasticando per qualcuno, ma a me piace un po' vederla romanticamente, perché sennò non ho proprio idea del perché Liv Morgan e Carmella siano in questo video. Ma non è tanto il Liv Morgan e Carmella sono in uno contro uno in questo per video, è pure il come ci sono arrivate. C'è questo 2 contro 2 che poi si è spostato, che poi non c'è stato perché Carmella esce dal ring facendo mio Dio, il naso me l'ha rotto. Match Extreme Rules. Se poi da qua partirà una probabile title shot per una delle due perché è proprio Carmella, è indecente. Come Carmella? Campionessa è Becky Lynch, è Carmella e sei forte. È che danno è indecente, è tutto indecente, sia come ci sono arrivati, sia che sia qui in questo modo, sto match, che poi non servirà un cazzo, perché non servirà un cazzo, se serve a qualcosa, fio mio, con una credibilità che stai sotto ai piedi. Io sono curioso di vedere, qualsiasi fosse la campionessa, sono curioso di vedere dove si voglia arrivare a parlare col discorso di Morgan di settimana scorsa, dove aveva promesso a Carmela, dove promise a Carmela che Extreme Rules le avrebbe, non lo so cosa le farà, ecco, questo, non voglio cercare di pronosticare questo. È un single match, poi non è un Extreme Rules match, è un single match. Prende un kendo, gli spacca il naso davvero, così giustifica, è squalifica. Anche questo è vero, però non lo so. Ci siamo a capire di che cosa ci stanno proponendo, va bene, ce lo guardiamo. Sì, è per forza tocca vedere, se noi che possiamo skipparlo, saremo in live reaction, e questa è la cosa importante. Do la vittoria a Liv Morgan, anche se non sarei sorpreso di vedere Carmella che fa qualcosa a Liv. Cioè, io mi aspetto che qui ci sia qualcosa funzionale ai loro personaggi, se no non mi so spiegare il perché sta contesa si esprime russo. Non riesco a capirlo. Io ti punto Carmella. Aia! Perché io non posso credere che io il momento in cui ci credono in Liv, I believe, fanno sta roba. Perché se Liv vince questa roba non ci fa un cazzo. Se perde, non intacca niente al suo percorso. Believe, non ha mai fatto un cazzo. Believe. Vince contro Carmella in questo match. Believe in Bo. Che credibilità ha? Che cosa gli dà a Liv? Cioè, la prepari per una futurissima nel 2022, una bella goccia. Ma è veramente brutto tutto quello che hanno, che è meglio che se non ce l'ha in curriculum. Ma mo vedi, questo noi lo facciamo questo video pronostico prima di SmackDown, quindi può essere successo tutto. Liv Morgan avrebbe fatto un SmackDown. Per me comunque io lo spero. Per me vince Liv Morgan. Detto ciò, dobbiamo andare avanti ed entriamo nel vivo di questa card. I match estremi, quelli col sangue di prima, dove utilizzano un sacco di strumenti, oggetti per farsi male, tipo Bianca Belair contro Becky Lynch, che è un single match. Vuoi partire da quello? No, io avrei detto più su Scott Street Profits, ma ci sta a parlare adesso di Becky contro Bianca Belair? Sarà una rivincita clamorosa quella di Bianca Belair contro The Man, Becky Lynch? Questa è una domanda che ha avuto già una risposta durante live event, perché lì le due hanno fatto un match non di 30 secondi, ma di sicuro più minutaggio. Becky Lynch ce l'hanno descritta come lottatrice che è tornata davvero al top della condizione fisica.
non avevamo dubbi, io penso che su questo... Io continuo a dire che ha partorito, non era malata. Ecco, a parte queste cose di Peonia... Ma sì, perché è assurdo ogni però, volta che parlano del Peonia come stava, se fosse malata. C'è stava in una certa condizione, anche psicologica, Becky Lynch non si è fatta trovare impreparata, almeno nei live event, questo ce l'hanno descritto. Penso che qua faranno qualcosa di diverso, anche se Becky mi sembra molto incazzata col pubblico e tenterà, secondo me, di chiuderla fin da subito... Dubbio però che si possa riproporre quello scenario lì per il bene della comunità. Della comunità, ma ti pare che vai lì e la riscuosci? E no, qua ci devi fare il match. Anche se Lynch facesse un secondo squash, a lì arrivano i fischi perpetui per Becky. Quindi se vuoi arrivare a questo risultato, io me lo aspetto. Però sarebbe veramente brutto. Potrebbe vincere comunque in maniera sporca e essere difata comunque. Scusate, fischiata comunque Becky in questo evento qua, Io non so se davvero Becky Lynch riuscirà a farsi fischiare in maniera brutale dal pubblico che assisterà a Extreme Rules. Fatto sta che per me l'irlandese resterà campionessa. L'irlandese resta campionessa. Io mi aspetto solo una bella bianca. Una bella bianca che arriva lì a testa alta. Ovvero che fa la sua tante, sempre col suo risetto. Però che arriva lì a testa... Ma devi stare pure incazzata, perché se ridi mi hai già rotto il cazzo, te lo dico. Io... Se Bianca arriva lì tutta contenta, io schippo. Io qua la prima cosa che tifo è il gran match. La seconda cosa che tifo è Becky Lynch, perché sapete che c'ho un debole per lei a livello de lottatrice. Ma io spero in primis che Bianca si rivendichi e faccio fare un bel match, perché tutto passa da lei qua, parliamoci chiaro. Becky potrebbe mantenere Becky facendosi squalificare, eh? A un certo punto chiappa la sede e sta lì per sbaglio, perché Extreme Rules. Eppure e la poi si gira verso l'albero e fa: ah, ma non era Extreme questo match, scusa, ho sbagliato, però ha mantenuto. Però là mi aspetterei una Bianca che rivendica subito l'attacco e malmena Becky Lynch, perché è l'eroe del culo. Non che Becky ha addirittura la meglio in tutta sta storia. Ma abbiamo dato i nostri pronostici. Tu? Becky. Detto ciò, dobbiamo pronosticare anche il match di SmackDown valido per i titoli di coppia. Gli Usos affronteranno i Street Profits per un match che non so come descrivere, non ripetitivo, ma penso che sia più che altro inevitabile lì a SmackDown, perché le altre coppie sono state fatte letteralmente fuori da ogni teorica title shot, perché Ziggler e Rude non possono andare per i titoli, Gable e Otis non possono andare per i titoli, chi ci mandano se non i Street Profits? Nakamura e Books, giustamente. Nakamura, da notare che difenderà il titolo a SmackDown, noi registriamo, vi ripeto, prima dell'episodio, e mi mette molto curiosità il fatto che forse qua gli Usos potrebbero perdere ste cinture, ma sono troppo belli per allontanarsi da Roman Reigns in questo momento. Occhio, non è che io sono... Sai che c'è? Non è che io sono fan assoluto della Bloodline, no. Però c'è la draft. Nella mia ottica, secondo me, la Bloodline arriverà alla draft con tutte e tre i due. Sai che cosa? Ho spoilerato anche altro. Che in questo momento gli Usos stanno a fare un bel po' di figuracce. Vero. Che se perdono anche con gli Street Profits, non vedo perché devono stare a fianco dei Reigns. Impazzisce il trabocifo. Non vedo dove... come posso stare a fianco di Renzi. Tra voci, cioè, di mandare calci nel culo a puli e farebbe anche bene, farebbe cioè, anche a volte farebbe anche bene. E siccome, come diceva Miro, c'è la draft, è meglio se trattieni la Bloodline a questo punto unita. Gli Street Profits ci possono riprovare pure fra un pochetto, vincendo, che ne so, qualche altro match ce li mandano, perché tanto è così la storia dei tag team. Tu pensa che con la draft potrebbero pure cambiare un po' i team, ma perché... Gli Archebro non potrebbero andare a affrontare gli Usos, perché sennò sarebbe... Ma i Gesta e Somos, che vanno a maciullare finalmente gli Usos? Invece no, però li splitteranno, secondo me. Raghi, io do il titolo agli Usos, cioè lo mantengo. Ripeto, più perché non vedo come Romans poi possa... Anche i vari Raiders mi è venuto in mente adesso. Ma dicevo, non vedo come Romans poi, senza i titoli degli Usos, li posso continuare a vedere lì, cioè... Non ha senso che se li tiene. Non ha proprio senso. Sarebbe orribile vedere gli Usos ancora protetti. Quindi è inevitabile Roman Reigns. Gli Usos restano campioni di coppia sia per me che per Peo. Match valido per il titolo degli Stati Uniti. Questo è il nostro prossimo pronostico. Damian Priest dovrà cercare di difendere il suo amato titolo dall'assalto di Sheamus e Jeff Hardy. È il momento di Jeff Hardy o lo licenzia? Allora, parto con il dirvi che
voglio bene a Damien Priest, davvero. Per me, finalmente stanno costruendo una star, lo stanno gestendo bene tutto quanto. Ma una piccola, piccola parte di me vuole chiudere gli occhi per questo ragionamento e faccio l'esordio. Non costruisco... Qui c'è sta Jeff Hardy. Jeff Hardy è uno di quelli che vederlo in pay-per-view pare un miracolo fatto, vero, così di punto in bianco. E averlo visto anche in maniera convincente queste settimane a me ha esaltato. Cioè, è passato da main event a fare qualcosa di buono. E da main event non intendiamo, da main event la gara. No, main event lo show. E c'è una piccola parte di me che vi porta a dire che la vittoria di Jeff Hardy è necessaria per il suo personaggio, gliela darei volentieri. Vorrei sta più con sta parte che altro, però ragazzi c'è anche da dire questo, secondo me Damian Priest attualmente non può perdere il titolo degli Stati Uniti, anche perché secondo me Damian Priest verrà draftato a SmackDown, e questo è uno spoiler clamoroso in vista della live di settimana prossima, e per me Damian Priest verrà draftato a SmackDown con il titolo degli Stati Uniti. Quindi secondo me Priest resterà campione, anche se vi ripeto, sarei felicissimo, una piccola parte di me ti farà, anzi no, vi dirò, durante la reaction ti farò Jeff Hardy, nonostante come scherzo, ti farò Jeff Hardy, perché anche lì con la draft di mezzo, se Jeff diventa campione potrebbe essere il momento giusto per rilanciarlo a certi livelli, poi dici, ma che lanci Jeff Hardy a certi livelli e non Damien Priest? Priest ragazzi, se perde il titolo, ho visto anche lo status che si trova, secondo me potrebbe ambire anche a qualcos'altro, però vai. Per me vince Jeff Hardy. Ah! Attenzione, colpo di scena. Per me vince assolutamente Jeff. Succederà qualcosa? Sì. E più esso rimane pure a Raw. Aia, però addirittura vi dà questo spoiler della sua draft. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Sheamus, zero chance? Una? Due? Draftatelo. Sì. Ecco, cala, è impazzita Peonia che inizierà a draftare chiunque durante la live, durante i pronostici. No, raga, io vedo già Jeff col titolo. O lo vedo col titolo o lo vedo licenziato. No, moneta girata. O lo vedo col titolo o lo vedo licenziato. Ma addirittura l'ultimo treno? Priest, in realtà anche senza titolo può continuare ad andare contro Jeff Hardy. Cioè, abbiamo visto queste storie infinite che le ripropongono. Però due face, dai. Jeff Hardy può fare quello che gli pare. Cioè, ma gli sì. Armato e può fare qualsiasi cosa. Se mi turna Jeff Hardy, io muoio. Priest lo turnano facile, gli fanno far bagno con due tipe e è tornato Priest. È tornato il vecchio Priest. Volendo. Secondo me, gli danno Jeff Hardy e fanno rincorrere Priest. Non lo draftano. Priest sta lì a Raw. Attenzione, Peonia si è scatenata così, è andata bella pesante. Sì, ora mi devi dire la tua, Peo, sull'altro match femminile della card, ovvero Charlotte Flair contro Alexa Bliss. Secondo me la miglior storyline di Extreme Rules, gestita benissimo, gestita benissimo in chiave di promo. Le due mi sono piaciute tantissimo nelle ultime due settimane, lo evidenzio nei commenti di Raw, e io sono molto curioso di vedere chi la WWE vuole sacrificare, se vorrà sacrificare qualcuno, perché questo è uno dei match, come ha detto Peone, che è difficilissimo pronosticare. Ergo potrebbero inventarsi un finale particolare per proteggere ambedue le lottatrici. Visto che Alexa Bliss nelle ultime settimane però non sta ricorrendo ai poteri di Lily, dimostrando di essere anche seria questo personaggio, una cosa che non mi aspettavo, forse l'addio di Bray Wyatt ha un po' costretto a trasformare almeno questo periodo qua Alexa, poi può essere Extreme Rules, fa cadere in palo in testa a Charlotte Flair, però ecco, Extreme qualcosa, e non sono stata io, c'è tutto Extreme, casca tutto Charlotte, come fece con Randy Orton e Bray Wyatt, che è quello che, vabbè, lasciamo sta cosa, Extreme Power, ecco perché poi si è ti ricordi Alexa contro Randy Orton che cadde, sì, vabbè, bellissimo, la luce. Vabbè, a parte questa piccola, io lo aspetto tantissimo sto match, addirittura secondo me è il match con cui ho più hype, perché è stato costruito molto bene. C'è il dubbio, perché Charlotte Flair, sì, poi dice, vabbè, appena vinto, ragazzi, gli ultimi 7 regni di Charlotte Flair sono stati tremendi sul fatto che lei difficilmente riesce a difendere, ricordava un po' Sasha Banks. Allora, il problema di Charlotte, di vecchi tempi, non Sasha Banks, è questa, è che la WWE non punta a farla la bella campionessa col bel regno, punta a far numero. Quindi è la prima occasione buona, la WWE te lo leva, perché tanto si chiama Charlotte e ovunque va, qualsiasi cosa fa, va per il titolo. Io so già tanti di voi che stanno a scrivere sotto i commenti, ah, però Charlotte ha difeso il titolo contro Nia Jax 2 settimane fa, ragazzi. E c'è Becky Lynch dall'altra parte, e lo sappiamo che la WWE
siccome è molto fantasiosa, nel dubbio, ma così è proprio, nel dubbio fa Becky Lynch contro Charlotte. Ma nel dubbio, fa Becky Lynch contro Charlotte. Perché tanto una deve fare un numero, con i titoli, non deve fare niente belli. Diamo il titolo a Alexa Bliss? Diamoglielo. Diamoglielo. Quindi pronostici la l'ex goddess. E ti dico pure che Charlotte la draftano per fare Becky contro Charlotte l'ennesima volta. Perché tanto la WWE è molto fantasiosa, no? E nel dubbio, c'è Becky, c'è Charlotte, ma facciamo un match. Invece non ce la vedi Alexa Bliss a SmackDown con il titolo, Becky a Raw con il titolo? Per stare così con Charlotte? Che fai, draft di scambi titoli? Non è che ci vuole una scienza disumana, poi i colori sono qui, cioè insomma cambiano colore. Cambiano colore. Cioè non è no, ma sai cosa? È più facile che ti raccontano Charlotte che va da Becky a piastre il titolo che Charlotte va a SmackDown perché gli va. Non lo so. Perché va lì? Perché me va. E poi lì arriva la storyline con Liv Morgan, cioè non capisco. Non lo so. Per me ragazzi Charlotte in qualche modo resta campionessa. Io gliela do la chance a Alexa. Anche perché se non lo prende qua, quando mai lo prende? Vabbè, non esagerare. Alexa Bliss ha detto lei stessa, non c'è bisogno di rincorrere il titolo, è sempre interessante. No, però in questo momento, con questo Raw, può fare tante cose carine. Di certo è la scelta più giusta vedere la number one contender a questo pay-per-view, perché Alexa è da tanto che non vedeva una dead shot, quindi insomma ci sta benissimo. E poi, insomma, ultimamente de gioie vere e proprie Alexa ce ne avute poche, se non di trattenimento. È quello che ha detto lei stessa, Charlotte brama sempre per il titolo, Alexa invece riesce ad essere interessante anche senza avere qualcosa intorno ai suoi fianchi. Io glielo darei. Quindi qua ci dividiamo ulteriormente, però ragazzi, fateci sapere i vostri pronostici qui sotto nei commenti come al solito. Poi non sarei sorpresa di vedere Charlotte che vince, Ma che evita un palo della luce. Per me più che altro c'è sta Charlotte che c'ha più possibilità di riuscire dal pay-per-view col titolo sulla spalla. Ciò stava che idea. Però occhio che poi... Io la faccio strano sul pronostico, anche perché poi io sono sempre lì, quando guardo la WWE e vedo le donne, vedo che ci stanno Becky e Charlotte, so che prima o poi ce le rificcano insieme. Non riesco. È la narrativa che si deve riprendere. Non riescono ad andare oltre. Che poi a livello di match, tanta roba, cioè te lo vedi 25 volte Becky contro Charlotte, però vedo nella WWE proprio il cercare, appena ce l'hai tutte e due disponibili, proprio le cerchi, come le calamite, Così, l'hanno sempre fatto, ma non lo fanno! E ma invece... smettono di farlo! Sarei sorpresissima! Così sarò in chat durante la draft se non le mettono insieme così! Come è possibile? E invece, che ne pensi del main event di Extreme Rules? Il tuo Tribal Chief, single match. Il tuo Tribal Chief, il tuo Head of the Table, il tuo Universal Champion sfiderà The Demon Finn fucking Balor in un Extreme Rules match. Come Extreme? L'hanno annunciato dopo la puntata di Raw, non si sa perché, gli è preso il matto. Dopo la puntata, bravi! Sì. Volevano dare un po' di verve in maniera particolare grazie a questa cosa. Però, a parte gli scherzi, era uno scherzo. Molto curioso di vedere come verrà gestita l'eventuale sconfitta del Demon Finn Balor. Perché, come ho detto prima, secondo me la Bloodline resterà campione quanto al completo dopo il pay-per-view, quindi Roman Reigns riuscirà a battere secondo me Finn Balor, anche se il demone non lo vediamo da parecchio tempo. Non puoi raccontare che il demone venga da un percorso strano dove lui fatica a tornare in condizione perché non si può sentire. Quindi mi aspetto che il demone non stia lì a prendere le botte, non faccia vedere sta fuori forma, perché non si può raccontare una cosa del genere. Essendo però un Extreme Rules match, si può studiare uno spot folle per far vincere Roman Reigns. Ti ricordi più o meno quello che fecero The Fiend e Seth Rollins in Arabia Saudita, con The Fiend che aveva fatto quasi esplodere Seth Rollins mandandole... Non dico che vedremo una cosa simile, perché però secondo me Roman Reigns deve andarci giù pesante per battere giù il demone. Non credo che basterà soltanto una spear, e se davvero deve perdere Finn Balor, mi auguro che lo faccia in maniera importante con Roman, che ci prova fino all'ultimo dei cattiveria a battere Demon Finn Balor. Ragazzi, so che tanti voci rimarranno male, non sarei sorpreso di vedere il demone battere il Tribal Chief.
Io sarei molto sorpresa del demone che batte il Trapacifico. Non ci credo, però. Però, ragazzi, dovevo dare i pronostici, vedo la percentuale pura. Per me siamo l'80%, per Roma è tantissimo. L'80%. Se Finn Balor normale c'aveva tipo 5% di possibilità e il demone ce n'ha 20, potete ben capire che secondo me il Reigns resta campione. Ragazzi, sta Lesnar. Che potrebbe forse arrivare a fine pay-per-view ad attaccare nuovamente Roman Reigns? Potrebbe arrivare Brock Lesnar a attaccare tutte e due, e poi Roman aiutato dai cugini che lo trascinano sopra a un demone morto, 1, 2, 3, Perché Brock Lesnar gli ha fatto il cazzo del demone, lui arriva e asfalta. Ma lui è la bestia, ma è giusto, a livello narrativo ci starebbe. Mi aspetto qualcosa del genere, non mi aspetto che Brock Lesnar sia così a casa, guarda. No, beh, guarda, non mi aspetto che sia così a guardare, ma manco dietro lo schermo così a guardare. Quindi mi aspetto qualcosa di strano. Certo è che il demone non è che deve perdere pulito. Se perde pulito, me incazzo proprio. Però è comunque Extreme Rules. Cioè, perde pulito, puoi spaccare. Perde pulito Extreme Rules, si deve essere proprio deficiente. Cioè, è fino alla certa pulito. Chi studia il match, però ne deve piattante. Perde. Secondo me c'è una buona percentuale che arriva Lesnar e smazzola tutti quanti. Poi ripeto, ci sta sempre la Bloodline che arrivano lì, piano Roman Reigns de peso e lo becca col corpo morto. E poi lasciami dire che il demone potrebbe reinserirsi in quella contesa al Crown Jewel in un triple threat da paura. E lì poi devi fare altri calcoli. E gli arabi sono tutti contenti. Capirai, lì i biglietti. Tanto i biglietti vanno via comunque. Però ancora di più, la bestia, il demone e il triple shift. E invece, in Arabia Saudita, Balor affronterà Baron Corbin. No, un altro quel poraccio di Happy Corbin ormai fondamentale per la WWE. No, a me in realtà piacerebbe molto un finale del genere. Cioè, lì hai protetto tutti. Sì. Hai protetto tutti e hai messo le basi per tanta roba. Fatelo. E che è anche giusto. Fatelo. Che è giusto che sia Roma Reigns adesso. No, non accetto altro. Vediamo. Detto ciò, fateci sapere. Le critiche dopo. Fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando, come al solito. Spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi ai canali qui sotto in descrizione, trovate il link a tutti i canali di questa ragazza qui, ma anche delle pagine Instagram che ci supportano e sopportano, come al solito, ormai questo è un grandissimo slogan di Miro, eccezionale, incredibile, quindi... Fantasia. Proprio da lei. Per gli Atletico in Universe. E da Miro è tutto, too sweet.